Eccoci qui, parliamo di Call of Duty Modern Warfare, la beta uscita pochi giorni fa. Abbiamo avuto modo di testare il Nacon Unlimited e ora vi consigliamo alcuni parametri da impostare. Partiamo dal analogico sinistro, dove noi abbiamo voluto eliminare la percorrenza più piccola, quindi i movimenti piccoli, impostandone l'1% e dandogli una zona morta pari a 2. Per i movimenti medi invece abbiamo deciso di dare una percorrenza che arriva fino al 68% e uno 0,68 di tempistica in modo da poter usufruire principalmente di quel parametro e muoversi un po' più velocemente. Sull'analogico destro invece abbiamo voluto dare importanza ai movimenti piccoli assegnandone un parametro di 30% di percorrenza e 0,29. Come tutti i Call of Duty basano la propria mira sui movimenti medi, quindi anche questo parametro l'abbiamo portato al 73% con 0,6. Il tutto abbiamo deciso di provare ad utilizzare la sensibilità ridotta con una piccola zona morta che arriva fino a 4. L'analogico destro di base consigliamo e l'abbiamo strutturato non su 46 gradi ma con i 38 gradi. Sui trigger invece, come consigliamo e abbiamo sempre consigliato per gli sparatutto, diciamo di impostare uno 0,50 in modo da avere una risposta più veloce e un colpo sicuro.